Eccoci tornati in diretta, amici delle Fonti TV, e come vedete dallo sfondo, questo è il nostro consueto appuntamento che riprendiamo anche per quest'anno, nel 2019, con Market Star. Quindi per fare un po' il punto della situazione sui mercati, su tutti quelli che sono considerati i market mover principali, e quello che insomma in qualche modo influenza quotidianamente e appunto i nostri mercati. Lo facciamo con Sara Silano, che è tornata in studio con noi di Morningstar Italy. Buongiorno Sara, ben trovata. Buongiorno e buon anno a tutti i telespettatori. Peraltro, noi avevamo già detto al termine dello scorso anno che inevitabilmente avremmo dovuto fare insieme una sorta di bilancio, anche se l'anno nuovo è già iniziato da ormai 16 giorni, però insomma, credo valga la pena andare a vedere che cosa è successo l'anno scorso, l'ho già anticipato anche prima della pubblicità, per capire come invece affrontare quest'anno, no? Con i consigli preziosi. Lasciami solo dare qualche notizia rispetto alla notizia del giorno, scusate la ripetizione, che è la Brexit. Peraltro, ironia della sorte, noi l'abbiamo preparata, anzi Sara Silano ha preparato il bilancio già qualche giorno fa, e proprio il mese, insomma, che porta poi a inizio del nuovo anno, termina con l'analisi sulla Brexit, e quindi con un movimento circolare ci ritorneremo al termine dell'analisi che faremo insieme. Cominciano ad arrivare, come dicevamo, un po' di dichiarazioni sull'impasse che si è ricreato, perché ieri, sapete, l'accordo che Theresa May ha stipulato con l'Unione Europea è stato bocciato nettamente dal Parlamento. Oggi verrà presentata una mozione di sfiducia proprio per il primo ministro. E allora ha parlato un ministro francese, quindi dalla Francia. Non conosce, non sa se il primo ministro può avere un piano B sulla Brexit, perché l'Unione Europea ha detto ora la palla inevitabilmente passa nelle mani della Gran Bretagna, ci deve dire la Gran Bretagna cosa vuole fare, quindi avrà un piano B la May, chi lo sa, lo capiremo nel corso di questa giornata. La Francia e l'Europa si stanno preparando in caso di un brevetto no deal, così ha detto anche Palazzo Chigi. L'Italia ha detto noi ci stiamo preparando comunque nell'eventualità dovessimo tutelare ovviamente i cittadini italiani in Gran Bretagna e viceversa coloro che sono in Italia e che arrivano dalla Gran Bretagna. Altre dichiarazioni, sempre dalla Francia, la Brexit secondo il referendum è puramente ipotetica al momento, certo anche questo è uno scenario, anche se bisognerà fare qualcosa inevitabilmente entro il 29 marzo. E poi ancora la sconfitta dell'accordo di Theresa May è una cattiva notizia. Ma l'offerta era, cioè insomma la proposta, quello che era stato raggiunto, stiamo cercando di tradurre da altre lingue, era l'unica possibile, insomma, quindi questo era quanto si poteva fare. Ecco, insomma, Sara, Silano, ci arriveremo, non so se vuoi dirmi subito qualcosa sulla Brexit, ma forse era un po' una situazione annunciata, no, questa? Era una situazione annunciata a dicembre, avevamo già avuto chiari segnali di un caos su Brexit e puntualmente ricominciamo l'anno con questa tematica calda sui mercati. E d'altra parte, molti dei temi che ripercorreremo oggi insieme, non è un caso che probabilmente ritroveremo anche nel nuovo anno. Diciamo che si tende spesso a cercare di dire se l'anno nuovo è diverso dall'anno vecchio, è probabile che il 2019 per molti aspetti riprenda e sviluppi delle tematiche che sono rimaste ancora con un punto interrogativo nel 2018. Infatti, è il timore barra consapevolezza che forse c'era già da tempo. Direi di iniziare proprio l'analisi del 2018. E partiamo da gennaio 2018. Che mese è stato, Sara? Gennaio ci ha fatto vedere dei mercati che erano decisamente sopravvalutati. Lo vedremo adesso nelle immagini. Ecco. Vediamo la cartina arancione che ci indica appunto che i mercati mondiali erano decisamente al di sopra del loro fair value, cioè di quello che è considerato il valore equo. Sì. Guardiamo la cartina invece alla mia destra, che è tutta in azzurro, eccetto poche eccezioni come l'Australia. Quell'azzurro ci indica proprio che le valutazioni dei mercati nel corso del 2018 si sono raffreddate. Avevamo iniziato il 2018 con mercati sopravvalutati, ora molti mercati hanno delle valutazioni molto più interessanti. Ok, quindi è cambiato proprio nel corso del mese. Passiamo a febbraio. Dimmi se Febbraio. vado troppo veloce, Sara, così Va almeno. benissimo. Allora, febbraio invece è stato caratterizzato da una prima battuta d'arresto dei listini e dobbiamo capire
Quali sono state le ragioni principali, appunto, i market mover? Febbraio ci ha ricordato appunto che i listini non salgono sempre. Febbraio 2018, per la prima volta il cosiddetto tono mostra i segni di debolezza dal 2009, non succedeva dal 2009, soprattutto ci riferiamo a Wall Street, brusca frenata sui dati dell'occupazione americana, che però erano stati positivi. La ragione quindi qual è stata? Il timore che tutti questi dati molto positivi sull'economia potessero portare nel corso dell'anno a una stretta dei tassi di interesse americani molto più forte di quella che poteva essere una normalizzazione appunto dei tassi più lenta. Poi questo non è in realtà accaduto, però sappiamo benissimo che sui tassi americani ci sono anche qui delle tensioni comunque tra il presidente Trump e la Federal Reserve. Ok, marzo, cosa vi dice il mese di marzo? Credo che subito balzi all'occhio, insomma, è la attenzione il tema delle elezioni politiche, e potremmo dire, Sara, che da qui parte poi l'incertezza che abbiamo visto, no, nel corso dei mesi successivi sul FTSE MIB. Esattamente, è un mese chiave, i listini non reagiscono subito alle elezioni italiane, ricordiamo che appunto il 4 marzo c'erano state le elezioni in Italia, però reagiscono dopo, perché inizia un periodo di incertezza. Lo ricorderete tutti, non si riesce a formare il nuovo governo si forma solo il 23 di maggio, si forma questa coalizione tra Lega e Movimento 5 Stelle e il mercato inizia ad essere sull'ottovalante, come si suol dire, e effettivamente chi l'anno scorso ha investito in Piazza Affari ha dovuto mettere da parte delle perdite significative proprio per questa volatilità che durante i mesi successivi si è generata in relazione anche all'incertezza politica. Certo, poi inizia il periodo proprio di incertezza, perché sappiamo bene, elezioni, però per un po' abbiamo avuto una situazione altalenante di continue prove e riprove a livello politico che ovviamente non riuscivano a tranquillizzare i mercati, lo ricordiamo bene tutti. Aprile invece, diciamo, uno dei focus principali è stato l'inizio, credo nel vero senso della parola, di paura rispetto a una guerra commerciale. Ecco, vedete che sono tutti temi che poi stiamo discutendo ancora nel 2019, era la premessa che Sara Silano ha fatto correttamente. Allora, paura di guerra commerciale, capire anche a che punto siamo, Sara. Scattano questi timori di guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, sempre più concreti. Poi entra anche il discorso Stati Uniti-Europa, ma sicuramente la Cina rimane un focus importante, perché comunque gli Stati Uniti annunciano dei dazi, la Cina risponde. Poi verso la fine dell'anno avevamo visto un clima più disteso, però dobbiamo dire che la Cina sarà sicuramente continuerà a essere un tema importante sui mercati, perché deve fare i conti anche con importanti dati interni di economici e congiunturali, con la necessità di ridurre l'indebitamento, esatto, con gli investimenti, le decisioni che verranno prese in materia di politiche monetarie e fiscali. Quindi focus sulla guerra commerciale, focus sulla Cina. Esatto, la Cina, insomma, abbiamo visto i dati macroeconomici giustamente che hanno riportato una situazione indubbiamente preoccupante, non a caso è stata presa, le prime misure sono state già prese, quindi relative alle tasse e insomma così via. Maggio, arriviamo al mese di maggio, dove sui mercati emergenti si interrompe il rally che era cominciato nel 2016. Quali sono le ragioni, Sara? Abbiamo due dati importanti a maggio, rimaniamo in Asia. Innanzitutto, cosa succede? A maggio si incontrano i due leader delle due Coree e pongono finalmente fine alla guerra dopo 65 anni della divisione del territorio lungo il 38° parallelo. Questo è un dato che però non scalda i mercati. I mercati emergenti durante il 2018 soffrono, e appunto proprio si interrompe quel rally che era cominciato nel 2016. Una delle ragioni sicuramente è il rafforzamento del dollaro, altro tema che comunque continueremo a monitorare nel corso di quest'anno, certo. E poi ricordiamo le importanti tornate elettorali dei mercati emergenti, più importanti Turchia, Brasile, ma anche Venezuela, Messico, Colombia, Paraguay, molti paesi vanno alle elezioni, questo anche qui genera incertezza e si generano da un lato occasioni e quindi rally, dall'altro anche prese di beneficio e quindi deflussi da
questi mercati. Appunto, abbiamo visto dal mese di marzo è tornato in modo netto a miscelarsi con l'economia, la politica, con le elezioni. Perché dico questo? Perché arrivando al mese di giugno la parola chiave è una parola che abbiamo cominciato a conoscere tutti nel 2011, no? Facendo un balzo indietro nel tempo proprio relativo alle vicende politiche, quando c'era il governo Berlusconi, insomma, prima dell'arrivo di Monti, in cui lo spread aveva raggiunto livelli assolutamente impensabili. Ecco, diciamo che nel mese di giugno abbiamo ancora e torna ancora la paura dello spread, che arriva a 300 punti base. Si è usato sui mercati il termine bomba d'acqua che ha colpito i mercati obbligazionari dell'area euro proprio a fine maggio. Il differenziale, cioè lo spread tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi, Bund, schizza a 300 punti base a causa, diciamolo ancora, dell'incertezza politica e delle prese di posizione del governo italiano contro l'euro, e quindi questa incertezza non piace assolutamente ai mercati. È un movimento senza precedenti, soprattutto per le scadenze brevi, quella a 1 ai 3 anni, e a pagare il conto più salato, appunto, lo ricordiamo, sono sicuramente gli investitori in fondi obbligazionari in euro, perché il debito pubblico italiano in effetti ha un peso importante su questi indici, circa il 25%. Ricordiamo che abbiamo una nuova, si infiamma di nuovo lo spread a ottobre del 2018, quando viene bocciata la manovra di bilancio da parte della Commissione europea. Già. Quindi anche qui siamo ancora in un tema che rimane molto aperto. Sì, non volevo interromperti, era solo una precisazione, quindi è corretto dire che, diciamo, da marzo in poi ancora di più le vicende politiche hanno inevitabilmente influenzato in modo più massiccio, no, i mercati. Sì, mercati azionari e mercati, esatto, obbligazionari. Okay. A luglio, che cosa è successo a luglio? Lo ricorderete sicuramente tutti, è scomparso Sergio Marchionne e quindi finisce l'era Marchionne per Fiat Chrysler Automobiles. Ovviamente si aprono tutta una serie di riflessioni con nuove sfide anche che Lingotto deve affrontare, Sara. Piazza Affari è stata protagonista tutta l'estate, a luglio purtroppo con questa triste notizia, che comunque apre una nuova era per la galassia del Lingotto. Viene nominato subito un successore, Mike Manley, vengono nominati anche i successori nelle altre case del gruppo. C'è sicuramente un problema legato alla perdita di una figura così importante che aveva rilanciato, ristrutturato la Fiat e aveva portato a una trasformazione di questo gruppo che ormai possiamo dire italo-americano, non possiamo più dire torinese. Sì. Tuttavia c'è anche opinioni favorevoli al fatto che il lungo mandato di Marchionne abbia comunque portato a queste trasformazioni, abbia contribuito a cambiare una struttura che probabilmente ne risentirà dei benefici ancora per lungo tempo. Assolutamente sì. Agosto, allora, oltre al caldo meteorologico, diciamo che è stato anche un mese da bollino rosso per Piazza Affari. Vorrei cercare di ricordare insieme a te, Sara, insieme ai nostri amici, quali sono stati i titoli più penalizzati, quelli che hanno sofferto maggiormente. I titoli bancari sicuramente hanno avuto un agosto di fuoco, potremmo dire. Ricordiamo agosto, crisi turca, impatto appunto dell'esposizione delle banche non solo italiane ma anche italiane verso quel mercato, e quindi vendite sui titoli bancari che pesano notevolmente sul listino, circa il 38% sul listino italiano, quindi sono importanti. Ma ricordiamo anche, ahimè, un'altra tragedia, che è quella del crollo del Ponte Morandi a Genova, e dal punto di vista dei mercati del crollo del titolo Atlantia, la società appunto, certo, che gestisce attraverso autostrade per l'Italia, questa linea. È vero. Allora, direi che invece per il mese di settembre dobbiamo andare in Giappone, perché abbiamo per la terza volta la rielezione a presidente del Partito Liberal Democratico Shinzo Abe. Quindi diciamo c'è una continuità in quella che è la politica delle tre frecce. C'è una continuità nella politica delle tre frecce, lui estenderà quindi proprio per effetto della rielezione il suo mandato a primo ministro fino a settembre 2021, diventando il premier più
duraturo, diciamo, nella storia giapponese, quindi questo è significativo. Esatto. Le tre frecce, politica fiscale, monetaria, riforme strutturali, hanno portato dei benefici all'economia, ma diciamo che la lotta alla deflazione non è ancora terminata, quindi anche qui Giappone il 2019 sarà un osservato speciale. Bravissima, infatti in questi giorni stiamo, ovviamente tutte le vicende che arrivano dall'Asia, insomma, le stiamo monitorando, quindi si è riconfermato, insomma, questo fatto. A ottobre succede qualcosa che cambia, diciamo così, la visione, se vuoi, Sara, in qualche modo, perché finisce il rally dei tecnologici che ormai osservavamo dal 2009. C'era da aspettarselo o a tuo parere è stato qualcosa di improvviso? C'era da aspettarselo se guardiamo alle valutazioni, anche se poi quando c'è un sentiment positivo, diciamo a livello emozionale, si tende a pensare che i titoli possano sempre salire. In realtà ricordiamo che l'industria high tech, l'industria tecnologica americana era decisamente sopravvalutata. Noi avevamo stimato a fine agosto un rapporto tra i prezzi che c'erano e il fair value di 1,075, quindi significativamente sopravvalutata. Da questo punto di vista, prima o poi una battuta d'arresto doveva esserci, tant'è vero che i titoli più colpiti sono stati proprio quelli che erano saliti di più. Certo, assolutamente sì. Allora, bello, stiamo andando velocemente, però ovviamente se poi tu vuoi precisare qualcosa di più, Sara, fermami, però ci tengo a arrivare bene alla fine dell'anno e siamo a novembre. Il mese di novembre 2018 è stato caratterizzato da due questioni fondamentali in America, dalle elezioni di midterm e in generale dal brusco calo del petrolio. In questo contesto, quali sono state le paure principali degli operatori? Cioè, perché cosa si è temuto di più? Ecco, diciamo che le elezioni di midterm in America sono le elezioni più importanti dopo le presidenziali, quindi molto rumore si è creato intorno a queste elezioni. Ricordiamo, la Camera dei Rappresentanti è finita ai democratici, il Senato è rimasto ai repubblicani. Sì. L'esito di queste elezioni ha fatto rumore nell'immediato, c'era molto, se ne parlava molto, si facevano scenari se vince questo, se perde questo, però poi dopo questa cosa si è affievolita. Ben più importante è stata il discorso del brusco calo del petrolio, del prezzo del petrolio. Ricordiamo le cause congiunturali di un rallentamento della congiuntura, certo. Altro tema che andremo a monitorare quest'anno a livello globale, la decisione dell'OPEC di aumentare la produzione, e quindi sono un po' sfumati quei timori che avevano fatto sì che il prezzo del petrolio nel corso del 2018 salisse notevolmente. Quindi su questa tematica qua probabilmente l'attenzione rimane ancora oggi, soprattutto sul discorso congiunturale. Oh, e arriviamo a dicembre 2018, Brexit nel caos, appunto, così almeno vedi, proprio oggi non poteva essere più adatto questa conclusione dell'anno 2018, perché ovviamente c'è stata questa disfatta che è già definita epica per Theresa May. Non che non si fosse già messo in conto, perché l'accordo con l'Unione Europea, insomma, non piaceva, le opposizioni compatte, ma anche oltre 100 deputati, no, suoi, hanno votato contro. Ora, guarda, si aggiungono continuamente dichiarazioni, poi lascio spazio a te, arrivano anche dichiarazioni dalla Germania, l'Unione Europea è stata chiara, non ci sono spazi per grandi cambiamenti dell'accordo, così arriva dalla Germania, la Gran Bretagna è stata sempre molto chiara sul desiderio di uscire. Secondo la Germania, l'Unione Europea dovrebbe offrire ulteriore tempo supplementare per la Brexit se necessario. Come dire, non è vero che non si può fare ancora qualcosa, no? Quindi a parere di qualcuno ci sono ancora dei margini di spazio per operare. Ecco, stiamo vivendo da dicembre il tema di Brexit in questo modo, esattamente come hai spiegato tu, nel senso di grandi sconforti legati a determinate notizie e speranze che uno spiraglio ci sia ancora, che qualcosa ancora si possa fare. Dopo l'approvazione il 25 novembre da parte dell'Unione Europea dell'accordo per l'uscita della Gran Bretagna, in realtà il ministro May si è trovata costretta a rimandare il voto in Parlamento a dicembre, e qui è stato veramente l'apice di tutte le tensioni. L'oltranzista del suo partito, oltre al partito conservatore, aveva chiesto il voto di sfiducia, lei era stata riconfermata, oggi siamo nella situazione esattamente di nuovo di un voto di sfiducia. Certo. Quindi questa sembra uno stallo che però sui mercati significa
ansia di quello di negativo che potrebbe accadere, e lo ricordiamo, una hard Brexit, quindi un'uscita senza un accordo, quindi che potrebbe veramente portare nel caos. Vediamo infatti il grafico, quello che potrebbero essere le proiezioni, o una cosiddetta soft Brexit, e quindi un'uscita più soft, dove comunque rimane in qualche modo la possibilità di lavorare a degli accordi futuri. Ecco, ricordiamo che la deadline è il 29 marzo, e infatti le ipotesi hard Brexit, soft Brexit vogliono dire proprio questo, che se si troverà un accordo sarà meglio per tutti, perché ovviamente l'accordo evidentemente allenta un po' tutte le tensioni rispetto a un'uscita invece che potrebbe essere dura se questo non ci fosse. Esattamente, il 29 marzo è una data chiave, quindi Brexit continueremo a seguirla, certo, a vedere se si riuscirà a uscire da questa situazione. Peraltro qualcuno ovviamente in queste ore riporta in auge l'ipotesi di un secondo referendum, però mi pare di capire, Sara, che insomma sia un po' ipotetico secondo molti, cioè la maggior parte dubita che un secondo referendum potrebbe esserci a breve, in perché poi c'è molto auspicio di una possibilità di un secondo referendum con la speranza di un esito positivo. Le possibilità però non sono così probabilmente elevate come si vorrebbe, si spererebbe, certo, per sbloccare questa situazione. Ecco, peraltro c'è un impasse politica anche dalla Gran Bretagna, perché è vero che oggi arriverà la mozione di sfiducia per Theresa May, però andare al voto ora, soprattutto per i rappresentanti della maggioranza, che però non vedono di buon occhio l'accordo raggiunto da Theresa May con l'Unione Europea, temono di andare al voto in questo momento, perché potrebbero consegnare, no, senza troppo fatica le chiavi, certo, del Parlamento all'opposizione. E ricordiamo che tutto questo ha un impatto oltre che sui mercati finanziari, sull'economia bravissima, inglese, certo, e i rapporti commerciali che l'Inghilterra, che il Regno Unito ha con il resto d'Europa e il resto del mondo. Quindi è importante che la situazione cambi per un discorso proprio anche di economia, di rapporti commerciali, oltre che appunto a livello politico e finanziario. Certamente, Sara. Allora, giusto per prima di salutarci, fare un breve riassunto, abbiamo fatto l'analisi del 2018 mese per mese, è iniziato il 2019 con molti punti interrogativi che effettivamente ci sono stati nel 2018, il consiglio su tutti quale può essere per chi ci segue? Intanto di monitorare la situazione, ricordare che certi movimenti bruschi di breve tendono poi nel lungo periodo a venire assorbiti, quindi a non essere così impattanti. Quindi, come sempre noi diciamo, non farsi guidare dalle emozioni, dalla razionalità, e questo significa anche però conoscere quello che accade, essere informati, essere aggiornati. Noi abbiamo messo sul piatto tanti punti interrogativi per quest'anno, sicuramente nelle prossime trasmissioni li andremo ad approfondire, andremo ad aggiornarli e vedremo insieme quello che può essere, sì, gli sviluppi. Ricordiamo che oggi è il 16 gennaio, eccezionalmente diciamo l'appuntamento con Marchezzare è arrivato la seconda settimana del mese, ma l'appuntamento è per il mercoledì, il primo mercoledì del mese, proprio per tracciare un bilancio anche rispetto al mese appena passato e il mese che inizia. Quindi l'appuntamento con Sara Silano è sempre confermato. Grazie al vostro contatto, Sara. Per tutte le informazioni il sito morningstar.it. Grazie mille ancora per il bilancio e a presto. Il mese prossimo ci rivediamo qui sulle fonti TV. Intanto, monitorando un po' la situazione dei listini del vecchio continente, vedo che la situazione è ancora positiva per i principali indici, tranne il DAX, che è scivolato sotto la parità e cede in questo momento lo 0,14%. Il nostro indice regge, guadagna lo 0,55%. Velocemente il CAC di Parigi più 0,23, l'Ibex di Madrid più 0,17, negativa la borsa di Londra che in questo momento lascia sul parterre lo 0,90%. Tra poco Andrea Cartisano e ancora i titoli a vostra scelta, vi aspetto qui.